Il giorno di Natale del 926, Ugo di Provenza, re d'Italia, donava al vescovo di Treviso un vasto territorio delimitato dagli attuali comuni di Castelfranco, Campo San Piero, Noale, Milano e Padoere, indicandolo col nome di Val d'Agri. La Val d'Agri qui comincia e non finisce mai. In Val d'Agri quante cose scoprire potrai. E quando a Natale coi tuoi occhi davvero vedrai, di sicuro ti innamorerai di Val d'Agri. Non la vedo, ma ho sentito la radio sul web. Su Reckless Radio ne han parlato e dicevano che c'è Babbo Agredo che non porta i regali se poi alla fine dell'anno non sei un bravo agredino. Non ci credo, è Natale in Valle Agredo. Per fortuna Reckless Radio lo sa già. Non la vedo, a Natale Reckless Radio presenta Valle Agredo, eccola qua. Sì, ho preso un pioppo, ad Agredo la pete non c'è. E sì, ho il presepe, ma i re magi attendono che la 307 sia più agibile e scorra da sé. Ne hanno detto che arrivano in tre, mendo ritardo. Non ci credo, è Natale in Valle Agredo. Tutti al freddo, ma siamo tanti e ci scaldiamo. Stare tutto il giorno al parco d'Ergolandia, fare le gare di sci con la stiglia, scendere con lo slittino partendo dalla cima del colle di Santa Giustina, o pattinare sul ghiaccio del Siro del Muson, o all'oasi di Cervara, di Cornara, di Onara. Tutto questo e molto altro ancora, solo se a Natale crederai che la Valle Agredo è qui tra noi. Non ci credo, Reckless Radio lo sa già. Non ci credo, è Natale in Valle Agredo. Tutti al freddo, ma siamo tanti e ci scaldiamo. Non ci credo, a Natale Reckless Radio presenta Valle Agredo, augurando buon Natale. Buon Natale in Valle Agredo, tanti auguri da Reckless Radio.